È giunto il momento di andare a catturare insieme l'ultimo leggendario disponibile su Pokémon Diamante Lucente per la Splendente. Naturalmente l'ultimo per il momento, poi ci saranno i Pokémon evento più in là, si spera. Benvenuti a mia ombra ed una nuova guida su Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. Ieri vi ho portato un nuovo episodio e vi ho mostrato tutta la strada dal percorso 225 fino ad arrivare al Monte Ostile, per la precisione all'ultima stanza del Monte Ostile, che però si è rivelata completamente vuota. Oggi finalmente ci torneremo al Monte Ostile, questa volta sarà l'ultima volta, per catturare Kitren, il fantastico Pokémon leggendario. Ma partiamo dai requisiti su come catturare Kitren, visto che questo è un video comunque a sé stante e i requisiti alla fine sono sempre i soliti. Beh, innanzitutto dovrete essere diventati campioni della regione di Sinnoh, quindi aver sconfitto i Super 4 e la campionessa Camilla. Dopodiché dovrete ottenere il Pokédex nazionale e infine recarvi nell'area sfida. Per la prima volta ci dovrete andare da Nevepoli con un traghetto. Dall'area sfida poi dovrete dirigervi verso il Monte Ostile, attraversando innumerevoli percorsi, ovvero il 225, l'area provviste, che è un piccolissimo villaggio, il percorso 226 e il percorso 227. Dopodiché sarete finalmente arrivati al Monte Ostile, ma qua dentro ci sono un bel po' di enigmi da risolvere, un bel po' di strade, quindi ci metterete magari un pochettino ad arrivare all'ultima stanza, e soprattutto ci sono tanti Pokémon selvatici. Vi consiglio quindi di portarvi dietro tanti repellenti max, onde evitare di bloccarvi ogni 5 passi, e ci saranno invece anche tanti allenatori, alcuni skippabili, altri no. All'interno del monte poi ci sarà anche Chicco, con il quale affronterete un breve tratto di strada fino ad arrivare all'ultima stanza del Monte Ostile, nella quale però Kitren non ci sarà, almeno la prima volta. Quindi una volta entrati in questa stanza dovrete uscire dal Monte Ostile, magari utilizzando una fune di fuga per fare prima, tornare qua nell'area provviste, parlare con Chicco, che è situato a sinistra del Pokémon Market in una casetta, parlarci, dopodiché lui tornerà nuovamente al Monte Ostile e noi dovremo fare lo stesso, per cui gambe in spalla. Purtroppo non c'è nemmeno il volo, quindi bisognerà rifare anche tutto il percorso, per cui partite dal 226 e iniziate insomma la vostra scampagnata. Vai con i repellenti, eh? Non vi farò vedere di nuovo tutta la strada perché ve l'ho già mostrata ieri. Se invece la volete vedere nella sua interezza, più o meno, potete recuperare appunto l'episodio. Allora, da qua bisognava andare giù e proseguire di qua. Surf. Occhio agli allenatori, perché alcuni li ho skippati. Ecco qua nel bivio. Su. 227. Bicicletta. Marcia seconda inserita. E vai. Questo non l'ho affrontato, quindi lo skipperò ancora. Qui andiamo giù. Togliamo la bicicletta. E andiamocene di qua. Nessun repellente per il momento, li conservo. Eccoci qua, all'ingresso del Monte Ostile. Ripeto, se volete recuperarvi tutta la strada, guardatevi l'episodio di ieri. A questo punto possiamo entrare e iniziare a risolvere una serie di enigmi. Qui magari vi lascerò qualcosina in più. Allora, tanto per cominciare, andiamo a utilizzare un repellente max. E spacchiamo le rocce. Cosa buffa è che qui bisognerà spostare il masso e mandarlo dove ci sono le scale. Bello. Giù. Prima questo. Poi questo. Poi questo. Di qua.
Forse questa sarebbe la via più veloce, ma bisogna affrontare quegli allenatori lì e io in questo momento non ne ho una gran voglia, per cui rifaccio la strada che ho fatto ieri, passando di qua. Infatti quelli lì li avevo già sconfitti. Alla fine ci sono più strade percorribili, naturalmente. Quindi vedete un po' voi, insomma. Ecco, vedete? Da lì si arrivava subito. Però mi sono evitato i due allenatori. Guardate un po' cosa abbiamo questa volta. Qui, se vi ricordate, ieri non c'era assolutamente alcun Pokémon. Bene, come per quasi tutti i Pokémon leggendari all'interno di Pokémon Diamante Lucente per la Splendente, Heatran si potrà trovare Shiny. Quindi se lo volete Shiny Antare, è importantissimo salvare in questo momento prima di interagire con il Pokémon. Ma è importante salvare comunque, perché almeno se lo mandate KO o se vi fa consumare 200 ball potrete sempre ricaricare. Allora vado a salvare. Allora io gli manderei subito Gyarados, che è parecchio difensivo e dovrebbe resistere bene agli attacchi di Heatran, salvo al suo attacco di tipo roccia. Quello ci farà senz'altro male, ma comunque non dovrebbe one-shottarci. Manderò lui perché intanto lo possiamo paralizzare. E poi magari possiamo provare anche un attacco acqua, ovvero cascata, sperando di non fargli troppo danno. Altrimenti poi, se ce ne sarà bisogno, switcherò Absol per falso finale, poi abbiamo anche Empoleon, Umbreon, insomma siamo ben attrezzati. Ok, direi che possiamo iniziare lo scontro con Heatran. Heatran! Bene, partiamo con la Velox Ball. Ho fatto il giro al contrario, ma poco importa. E vediamo se per una volta... No, non funziona. Va bene, ok. Questo ormai lo abbiamo capito. Ecco, pietra taglio che... Oh mio Dio, quasi ci one-shotta. Brutto colpo addirittura. E vabbè, figuratevi. Andiamo con... Beh, a questo punto proverei cascata. E poi magari lo paralizziamo con Absol. Proviamo così. Mamma mia, la perfezione. Gyarados evita l'attacco, che è ottimo, altrimenti sarebbe andato KO. E quindi mandiamo Absol. Sì, mandiamo Absol, è l'unico che ha Tuon Onda insieme a Gyarados. Qua dentro sono efficaci le Scuroball, perché siamo all'interno di una grotta. Quindi tenetelo a mente, specialmente se siete anche di sera. Aia, fatto male questa. Allora, Tuon Onda. Ha degli attacchi belli potenti il nostro Heatran. Paralizzato. Volendo possiamo tirargli anche un falso finale, visto che ce lo permette. Così possiamo a posto, Heatran non si può ricaricare in alcun modo la vita. Ok. Paralizzato non può agire e noi ne approfittiamo. Direi proprio di procedere con le Scuroball. Nope. Aia. Resistiamo. Seconda Scuroball. 2 3. Oh mio Dio. Seconda Scuroball. Magnifico. Quanto tempo mi hai risparmiato. Grazie Heatran. Ed eccolo qua. Vive nelle cavità dei vulcani. Affonda nella roccia i suoi artigli disposti a croce per scalare pareti e arrampicarsi sui soffitti. E con questo abbiamo catturato ufficialmente tutti i Pokémon al momento presenti su Diamante Lucente e Perla Splendente, perché ho già anche rimediato tutte le esclusive di Perla Splendente.
Ed ecco qua il nostro Heatran che va a ricoprire l'ultimo spazio all'interno del box dei leggendari. Siamo quindi a un totale di ben 30 Pokémon leggendari. Certo, pochi se paragonati a Spada e Scudo, ma stiamo parlando di un'altra cosa. Comunque una cifra di tutto rispetto. Gli unici che ancora non vi avevo fatto vedere sono Articuno, Zapdos, Moltres e Lugia, perché sono quelli esclusivi di Pokémon Perla. E adesso li ho aggiunti al mio box e al mio Pokédex. Beh, cosa abbiamo rimasto da fare? Andare a vedere l'abilità di Heatran e il suo moveset. Fuoco ardore. Se il Pokémon subisce una mossa di tipo fuoco, ne sfrutta il calore per potenziare le proprie mosse dello stesso tipo. Per quanto riguarda il moveset, abbiamo Ferro Strido, Geoforza, Onda Calda e Pietra Taglio. Bene, direi che per quanto riguarda i leggendari abbiamo concluso. Volendo potrei giusto aggiungere alla mia collezione la variante Shiny. Ho già iniziato con Dialga e Lugia. Vedrò se avrò voglia anche di ottenere gli altri. Per quanto riguarda invece altri leggendari, beh, quelli ancora non sono disponibili perché non sono stati rilasciati eventi per poterli andare a catturare. Certo, ci sono metodi non convenzionali per poterli ottenere. Vedrò se farvi vedere qualcosa oppure no. Ci penserò su. Comunque, per questo video è tutto. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao! Abbiamo finito su Pokémon Diamante Lucente per la splendente? Non lo so. Forse ci sono ancora un po' di video che vi vorrei portare. Ma vedremo. Alla prossima!